Buongiorno a tutti, cari ragazzuoli, benvenuti o bentornati nel mio canale. Anche oggi andremo a scoprire un gioco nuovo, appena uscito nei vari store, diciamo, digitali e in versione fisica. Innanzitutto volevo scusarmi se appunto in questi giorni vedrete solo questa rubrica dei giochi nuovi, però visto che in questo periodo stanno uscendo molti giochi e quindi mi sembrava il caso di appunto tenervi informati sulle nuove uscite, così anche da vedere passo passo degli hands-on, dei gameplay, di come sono effettivamente questi giochi che escono appunto durante questi ultimi giorni. E quello che andiamo a vedere oggi, signori, è un gioco che personalmente non vedevo veramente l'ora che uscisse, perché è stato rimandato tantissime volte. È un gioco sviluppato, prodotto da niente meno che Keiji Inafune, ovvero il papà di Mega Man, quindi già qua tanti avranno capito di che gioco sto parlando. È appunto, ripeto, è un gioco che sembrava non uscisse mai. Finalmente è uscito e adesso abbiamo la possibilità di andare a vedere se tutta questa attesa finalmente è stata ripagata. Logicamente stiamo parlando di Mighty numero 9 o Number 9 se vogliamo essere internazionali. È un classico appunto clone di Mega Man, quindi avremo un platform action sparatutto in 2,5 dimensioni, perché avrà anche qualcosina di pseudo 3D, e sulla carta sembra essere molto bello, molto interessante, e ricordiamo che uscirà per qualsiasi piattaforma esistente sul mercato, cioè dalla PlayStation 4 al 3DS. Per quanto riguarda il 24 di giugno, questo venerdì, uscirà per PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e vi sembra basta, perché le versioni 360, 3DS e PlayStation Vita sono state purtroppo ulteriormente rimandate. Quindi dai, io come sempre non mi prolungherei ancora in chiacchiere, perché è sempre meglio vedere il gioco come è fatto. Quindi, come sempre, prendiamo il nostro joypad alla mano e andiamo a vedere cosa ci aspetta e andiamo appunto a addentrarci nell'universo di Mighty numero 9. Eccoci qua quindi con Mighty numero 9, questo gioco che, come ho detto prima, io aspettavo da molto tempo. Questo erede di Mega Man, appunto prodotto da Keiji Inafune, lo stesso papà di Mega Man, appunto di Capcom, la famosa saga di Capcom. E quindi vediamo subito cosa ci mette a disposizione il menu principale. Appunto abbiamo una modalità principale che sarebbe la classica storia, la classica campagna. Una modalità EX che dice che possiamo scegliere tra diverse modalità di gioco, quindi penso sia una modalità Plus, le classiche opzioni, i riconoscimenti e appunto l'uscita dal gioco, che non mi sembra il caso di farla adesso. Quindi partiamo subito, scegliamo sì un salvataggio fatto da me in precedenza, che così appunto vi evito di vedere diciamo tutto il tutorial iniziale, e praticamente qui il gioco ci proietterà appunto già nell'universo appunto di Mighty numero 9, quello effettivo. Qui abbiamo il menu appunto principale del gioco, dove anche qua ci rimanda alle opzioni. Questa qua diciamo è la mappa generale di tutti i livelli di gioco. E qua abbiamo altre opzioni, delle sfide, diciamo, da fare in modalità extra, diciamo, no? Quindi io andrei di... Ok, questa è la selezione dei vari livelli. Come vedete la città è già stata fatta, ma era semplicemente il tutorial. E
e qua ci vengono messi appunto uno dopo l'altro tutti i livelli di cui è composto il gioco, e sono principalmente 8, sono 8 Mighty appunto, e noi saremo il Mighty numero 9, no, come dice il titolo. Ma quindi io direi di fare le cose per bene e partire dal primo livello. Inizia, confermi? Certo. E quindi vediamo, perché sono molto molto curioso di questo gioco. Ecco, come vediamo subito, il gioco praticamente è Mega Man, cioè perché lo ricorda in qualsiasi cosa. E per chi come me ha giocato Mega Man, signori, cioè è veramente un tuffo nel passato. Abbiamo questi mostrini. Ecco, come il tutorial mi ha insegnato, praticamente noi possiamo stordire i nemici e poi con questa sorta di velocità che abbiamo possiamo appunto assorbirne il potere. Che credo ci dia dei bonus extra. Adesso qua attenzione a questo qua che vuole... Aia, infatti lo sapevo io. Ok. Attenzione ai barili che di solito esplodono, infatti è così anche in questo caso. Ma andiamo giù. Come vediamo, facciamo un attimo un discorso sull'aspetto tecnico del gioco, che logicamente non è diciamo l'aspetto principale, perché è tutto molto minimale, è tutto molto, diciamo, passatemi il termine, un po' grezzo, però logicamente non è sulla grafica che conta questo gioco qua, ma più sul gameplay e appunto sul divertimento puro che noi avremo affrontando il gioco. Tanto qua ci stanno massacrando. Ok, molto bene. Qua mi sa che ci restiamo. Infatti, la nostra prima vita è andata a farsi friggere. Dai, facciamo attenzione a questi cannoni, che mi sa che... Mamma mia. E questi giochi qua, ragazzi, sono tutt'altro che facili, eh. Chi ha giocato i Mega Man originali sa di cosa sto parlando. Cos'è? Ah, grazie. Vedi, il nostro amico ci ha dato un po' di energia. Qua abbiamo, mi sa, il boss, che si chiama Pyro. Pyro, sì, giusto. Deve bruciare, il mondo deve... bruciare. No amico, no ti stai sbagliando di brutto. Ah, ok, no, era il boss, però ci ha dato solo un piccolo avvertimento di cosa andremo ad affrontare. Dai. Perfetto, attenzione. Dai che stiamo andando bene, dai. Ok, dai. Dai che procediamo senza indugi. No! Brutto! Stavo cadendo. Qua lo uccidiamo. Va bene. Ah, ricordo comunque che il gioco uscirà a prezzo budget, per fortuna. Quindi diciamo l'esborso non sarà neanche così tanto... Ai. Non sarà neanche così tanto, diciamo, grande da fare, perché costerà 20 euro per PC e 30 euro per console. Quindi
diciamo è un prezzo che ci sta per un gioco così. Bene, dopo tanto tempo, dai, abbiamo superato questo nostro punto e adesso qua, adesso vediamo cosa ci attende. Qua crolla tutto. Abbiamo un altro scaricatore di porto. No, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Siamo stati schiacciati proprio di brutto, eh. Ecco, bravo, dammi un po' di attenzione qua che sta crollando tutto e non vorremmo mai fare la fine di prima. Attenzione che qua, eccolo. Via. Un attimo farsi schiacciare qua, ragazzi. Boom, dai. Tu, ok, crolla anche questa. Altri mostroni sparafuoco. Anche le piattaforme che cadono qua, come se non ci fossero già abbastanza problemi. Cristo. Mamma mia, ragazzi, oh. È una cosa veramente incredibile. È molto molto difficile come gioco, almeno per me, che beh che io sono un nabbo, però. Perché non bruci? Perché non bruci? No, non vogliamo bruciare, zio. Ecco, adesso però mi sa che dobbiamo farlo, dobbiamo affrontarlo. E infatti, e sarà il nostro primo boss da fare. E vedremo, speriamo di farcela, perché il tizio qua mi sembra abbastanza incacchiato, Ok. No, via, 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 via. Dai che un po' alla volta. Boom. Ma non ci hai preso, zio. Grande, dai. No. No, 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 no. Sì, però se facciamo anche questi errori. No, boom. Maledizione. Dai, proviamo a fare questo boss, vediamo cosa succede. Perché è risaputo che appunto i boss di Mega Man sono sempre stati molto molto difficili da fare. Quindi vedremo se riusciremo ad avere la meglio con questo tizio di fuoco. Non voglio lottare con te, Pyro, torna in te. Lo so, ma per farlo tornare in sé dovremo sconfiggerlo, cosa che Non ci riusciamo, signori, c'è poco da fare. E abbiamo purtroppo un classico game over e
Complice anche la mia scarsità di gioco, sicuramente, però è un titolo comunque molto difficile, vi avverto che è un titolo molto molto difficile. Quindi adesso abbiamo fatto questo breve gameplay per appunto farvi vedere com'è il gioco in sé e poggiamo il pad e facciamo le nostre classiche considerazioni finali per vedere se vale la pena acquistare o meno questo Mighty numero 9. E quindi cosa dire di questo Mighty numero 9? Sicuramente è un gioco che farà la felicità di tutti gli appassionati di Mega Man e comunque del retro gaming in generale. Infatti, come abbiamo visto, il gioco ha un'impronta fortemente retro. Ricorda moltissimo appunto i giochi del NES, Super NES e compagnia di quell'epoca. E quindi bisognerà appunto sapere mettere in prevenzione questo nel momento in cui si andrà a comprare questo gioco. Ricordo, come abbiamo visto, che è un titolo molto 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 difficile, cioè non è almeno per me, non è un gioco che va affrontato così a mente ferma. È un classico gioco che appunto rifacendosi anche ai giochi retro, sappiamo che i giochi retro comunque sono anche molto più difficili dei giochi attuali. E quindi cosa dire? Il gioco io lo promuovo a tutti gli effetti perché il gioco è veramente veramente bello. Ok, bisogna anche un attimo chiudere un occhio sul comparto grafico perché non è che sia un gioco a livelli grafici estremi, però è anche vero che chi compra questo genere di giochi 99 su 100 non è che fa caso a queste cose. Vuole un gameplay solido, che in questo caso abbiamo. Ritroviamo appunto il gameplay dei vari giochi dell'epoca e quindi signori io vi consiglio caldamente di comprarlo appunto facendo attenzione però che non può essere un titolo da tutti, cioè ci vuole pazienza perché gli schemi sicuramente andranno affrontati più volte prima di essere superati perché bisogna capire le meccaniche di gioco soprattutto nei boss, i vari moveset dei boss e quindi bisognerà tenere in considerazione questa cosa. Comunque vi consiglio caldamente di comprarlo, ricordo che il gioco esce questo venerdì 24 giugno su molteplici piattaforme, PlayStation 4, Xbox One, PC, 3DS, PS Vita, 360, insomma su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, ad un prezzo relativamente contenuto, perché parliamo di €20 per la versione PC e €30 per le versioni console, quindi è un gioco anche abbastanza economico. Bene, con questo io ho chiuso anche questo, diciamo, gameplay. Spero che questo video vi sia piaciuto così come gli altri. Vi invito come sempre a passare sulla mia pagina Facebook e a lasciare un mi piace. Se lo ritenete opportuno lasciate un mi piace a questo video, condividetelo e iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci ritroveremo in un prossimo video hands-on di gameplay per provare un gioco nuovo. Ma come sempre vi rimando ad un mio prossimo video. Ciao ragazzuoli!